Domenica 8 marzo, oggi abbiamo fatto il punto sulla situazione coronavirus e ho da darvi alcune indicazioni, fornirvi alcuni suggerimenti, rivolgervi un appello, vi prego, manteniamo comportamenti che siano rigorosi ma anche al tempo stesso razionali ed pacati. Il primo comportamento, il più semplice, il più razionale, il più efficace è restare a casa, stare il più possibile, cioè lontano da luoghi affollati. Di fronte al numero di casi, di contagi da coronavirus in tutta Italia, continua a crescere e devo dire che la scelta più razionale è quella di adottare misure di precauzione personale, rigide e personali, ma veramente rigide. Dobbiamo cambiare il nostro stile di vita, dobbiamo cambiare le nostre abitudini e se oggi rispetteremo queste precauzioni, l'emergenza durerà certamente molto meno. La situazione a Palermo in Sicilia è ad oggi, 8 marzo, migliore che altrove. Anche se sono stati registrati alcuni casi positivi, nessuno di questi ha avuto origine in Sicilia e nessuna delle persone contagiate versa in gravi condizioni di salute. Non possiamo però illuderci che non ci sia il rischio di ulteriore contagio, di ulteriori casi. Ecco perché le misure che il Governo nazionale, col supporto scientifico di esperti in materia predisposto, sta diffondendo, con la collaborazione anche della Regione Siciliana, dei Comuni e dell'ANCI, non sono misure esagerate, vanno prese con la massima serietà. Davvero, vi prego di credere che vanno prese con la massima serietà. Come sapete, le scuole e le università hanno sospeso le lezioni, sono state bloccate le competizioni sportive. Da oggi sono chiusi i musei, i pub, le discoteche e altri locali dove non è possibile mantenere condizioni di sicurezza. Sono anche vietati, sottolineo, vietati gli eventi pubblici e privati, compresi le cerimonie di nozze e i funerali. Questo vi fa capire quanto importante sia essere attenti, quanto importante sia evitare ogni occasione di frequentazione di luoghi affollati. Nessun regolamento, vi prego, nessun regolamento, nessun divieto funziona se non siamo noi i primi convinti e consapevoli che dobbiamo avere cura noi di noi stessi e degli altri, che siamo noi che dobbiamo proteggere con i nostri comportamenti le persone che ci stanno a cuore, a partire dai nostri figli, dai nostri nipoti e dai nostri anziani. Nei bar, nei supermercati, nei ristoranti, dobbiamo evitare di stare troppo vicino alle altre persone per la nostra salute, certamente, ma anche per quella delle persone a cui vogliamo bene. So che tutto questo può sembrare eccessivo e che può sembrare duro, ma possiamo fare tutti insieme uno sforzo, dobbiamo fare tutti insieme uno sforzo se abbiamo a cuore la salute nostra, la salute di tutti, il nostro stesso Paese. Tutte le istituzioni nazionali, regionali e locali stanno lavorando con una straordinaria sinergia e collaborazione, giorno e notte, senza interruzione, superando ogni divisione e ogni differenza che non appartiene a un momento di emergenza come questo. Tutti i lavoratori pubblici, primi fra tutti quelli della sanità, quelli della protezione civile, delle forze dell'ordine, sono impegnati in uno sforzo professionale e umano straordinario. Non ci stancheremo mai di ringraziarli e di esprimere il loro apprezzamento. Per quanto riguarda il Comune, per quanto riguarda la macchina amministrativa e dell'emergenza operativa, essa funziona 24 ore su 24. Abbiamo anche qui al Comune chiuso tutti gli accessi a soggetti diversi da coloro che hanno ragioni istituzionali per accedere al Palazzo di Città piuttosto che a Villa Niscemi, così come abbiamo chiuso al pubblico i musei, abbiamo chiuso le gallerie, i luoghi espositivi. E anche oggi qui siamo a Palazzo delle Aquile, fisicamente presente o in teleconferenza per organizzare il lavoro e tenere sotto controllo la situazione. Ma credetemi, nessuna istituzione, nessuna forza pubblica o di polizia sarà mai in grado di controllare tutti i cittadini o tutte le attività private. Vi prego pertanto di collaborare e di aiutarci, di aiutare Palermo, Sicilia e l'Italia a superare questo difficile momento.
Se il contagio si diffonde, se il contagio si diffonde, il nostro sistema sanitario non sarà in grado di reggere, con conseguenze che non possiamo neanche lontanamente immaginare. Dobbiamo cambiare, ripeto, i nostri comportamenti, adattarli a questa situazione di emergenza. Capisco che può sembrare drastico, qualcuno potrà pensare che sia eccessivo, ma è uno sforzo necessario che è stato chiesto espressamente dagli organi sanitari competenti, a partire dall'Istituto Superiore di Sanità, e che questo sforzo, se sarà messo in atto, renderà l'emergenza meno pesante e più breve. Ogni attività che non sia strettamente necessaria, va annullata. Ripeto, questo va fatto per ulteriore chiarezza, perché non vorrei che qualcuno pensasse sì, vabbè, vediamo cosa si può fare. No, ogni attività non strettamente necessaria va annullata. Ogni attività dove non si possa rispettare la distanza di sicurezza di un metro fra le persone va annullata, ripeto, va annullata. È per il bene di tutti che questo va fatto, e soprattutto le persone più fragili, dei bambini e degli anziani. Questo divieto vale per tutte le manifestazioni, davvero per tutte, anche per le celebrazioni private, anche per i compleanni, i matrimoni, le feste, i funerali, tutti coloro che hanno malattie croniche, soprattutto che hanno malattie dell'apparato respiratorio o che abbiano forme di immunodepressione, devono limitare al massimo l'esposizione a rischio, devono restare a casa. Loro, soprattutto e più di tutti, come gli altri, ma più di tutti, devono restare a casa. Tutti coloro che sono stati nelle cosiddette zone rosse del Veneto e della Lombardia devono porsi in autoisolamento, e devono farlo ora, e devono farlo per tutelare la propria salute e quella delle persone che amano. Anche io, come molti di voi, ho parenti e amici che vivono in Lombardia, che vivono in quelle zone che sono certamente zone rosse, e a loro ho chiesto di non tornare in Sicilia. A loro, persone care, abbiamo chiesto di rispettare le norme sanitarie che ci proteggono tutti. Chiunque abbia sintomi sospetti di una temperatura superiore a 37,5, oppure abbia in famiglia una persona con sintomi e febbre, deve avvisare il medico di base, il pediatra, o chiamare il numero verde della Protezione Civile Regionale, 845 87 87, ripeto, 845 87 87, soprattutto chi ha sintomi non deve assolutamente uscire di casa. La nostra Protezione Civile, con la collaborazione del sistema sanitario, delle associazioni, delle farmacie, di tanti operatori commerciali, si sta impegnando ed è impegnata per poter fornire assistenza a chi dovesse essere costretto a rimanere a casa. Nessun cittadino e nessuna cittadina saranno lasciati soli. Per ogni informazione, per ogni dubbio, per ogni possibile perplessità, potete contattare i numeri e i recapiti in sovraimpressione. Insieme possiamo farcela. Dobbiamo farcela superare questo momento di emergenza e di preoccupazione. Dobbiamo però avere cura, tanta cura. Se vogliamo non essere vittime della paura, dobbiamo avere cura, tanta cura, della salute nostra e di tutti coloro che vivono con noi, evitando in tutti i modi di frequentare luoghi affollati, restando il più possibile a casa per evitare rischi di diffusione del contagio.